Salve a tutti gente, benvenuti in questo nuovo episodio per Marvel Spider-Man 2. Regà, dobbiamo assolutamente andare a scoprire che cosa ci nasconde Harry, che cosa nasconde il simbionte, perché giustamente anche Peter è rimasto a bocca aperta. Quindi credo che a questo punto sia giunto il momento di entrare a contatto con il simbionte, anche perché da quello che ho visto praticamente ci è saltato addosso. O meglio, ha sentito subito che Peter era un perfetto ospite, quindi vediamo. Ehi! Ehi, Pete! Guarda qui! Stai bene? Forza, vediamo cos'altro può fare questo coso. Oddio. Che stai facendo? Scienza, amico. Sto facendo scienza. E così sei Spider-Man. L'hai detto a MJ, ma non al tuo amico. Non volevo metterti in pericolo. Io volevo solo... Certo. Sì, capisco. E il ragazzo a cui insegni è lui l'altro? Sono successe tante cose mentre eri in quella vasca. Fidati, lo so. Regà, mamma mia. Calmo e tranquillo. Ops. Già. Preparo un po' di caffè, si prospetta una lunga notte. Diamine. Regà, non dico nulla. Vediamo, aspettiamo e vediamo, perché io sono ultra curioso. Adesso, oddio, tutto distrutto. Norma. Che cos'è successo qui? Stavamo solo facendo esperimenti. Dov'è il dottor Connors? Magari è il suo giorno libero? No. Lui non ha giorni liberi. Pazzesco. Io devo andare. Sì, sì, ti chiamo dopo. Oddio, quindi mentre dormivano il simbionte è passato... Mi serve un minuto. Harry ha i superpoteri. È successo tutto così in fretta. Io... Aspetta, cos'è? Ehi, ricevo un segnale strano da uno Spider-Bot. Ah, anche tu. Genki, stai testando qualcosa? Stavo giusto per chiamarvi, ragazzi. Ne sono apparsi diversi sulla rete di Punto in Bianco. Usano degli strani protocolli wireless. Controllo, vi tengo aggiornati. Ma ragazzi... È possibile che sia passato nella notte a Peter? Pungente. Ora carico i dati sul server. D'accordo, terrò gli occhi aperti. Mandami i dati quando li trovi. Proverò a identificare chi li ha creati. Signori, è questo? Ehi, notte in bianco. Ehi, MJ. Io e Harry siamo rimasti svegli per lavorare sulla tuta. E abbiamo esagerato con la pizza. È stato forte. Proprio come ai vecchi tempi. Ma dimmi, qual è il ragno radioattivo di Harry? Non avevo mai visto niente del genere. È un esoscheletro che cancella ogni traccia della sua malattia. Questa volta il dottor Connors si è superato. È incredibile. Bel tempismo, visto quello che è successo al parco. Abbiamo qualche indizio per rintracciare Tombstone? Non ancora, ma mi faccio sentire appena scopro qualcosa. Oh, sei la migliore. Sì, lo so. Ok, e adesso? Regà, io non... Devo ancora metabolizzare. Non sappiamo chi ha creato quello strano Spider-Bot. Abbiamo fatto una secondaria con Yuri.
Quindi non so se ve l'ho messa, però ci dirigiamo alla missione principale, che è stata finalmente sbloccata. Ok, ci siamo. Questa fonderia sembra tutt'altro che abbandonata. Perché ci mettono tanto? Sono soltanto prudenti. Tombstone ci ha messo in difficoltà. Giusto. Occhi aperti. Cacciare per vivere. Vivere per cacciare. Bel motto, dai. Bel motto. Ok, noi li facciamo fuori tutti. E trovare una via d'accesso. E ce ne freghiamo dei morti. Cacciatori ovunque. Se è per causa mia, sono onorato. Ehi, finalmente ho finito con mio padre. Ma ancora non so dove sia il dottor Connors. Era da tempo che non vedevo papà così teso. Troveremo Connors. Perché non chiami MJ e le chiedi di fare un salto a casa sua? Sì, buona idea. Ci vediamo alla fondazione appena ho finito qui. Che fai? Servi aiuto? Sono a Williamsburg, alla vecchia fonderia Steel. Tombstone è prigioniero qui. Sembra proprio un lavoro per lo Spider Duo. Non è così che ci chiamiamo! E allora, come li chiamate? Non saprei! Solo... gli Spider-Man? Confondete. Ah, ma arrivano! Ora devo andare! Questo posto pullula di cacciatori! Quindi ti serve aiuto? No! Non venire qui! Questa gente non scherza! È troppo pericoloso per te! A dopo! Madonna, raga, io pensavo di aver avvisato solo quei due, non tutta la gente. E invece... invece è avvisata tutta la gente. Non appicci cose! Servono altri uomini! Ok. Tanto abbiamo ragnatele per tutti, raga. Eccolo. Non puoi nasconderti. Madonna. Preda nel mirino. Ah, ecco da dove spara. Non oggi. Questa ciminiera fa proprio al caso mio. Ok. Andiamo qua. Ho appena parlato con MJ. Sta andando a dare un'occhiata da Connors. Molto bene. Già, era solo per sapere. Hai detto fonderia Steel, vero? Sì. Tu che fai? Cardio. Bravo, continua. Io devo trovare Tombstone prima che finisca con Scorpion. Le comunicazioni sono saltate. Ok. Servono più uomini su Tombstone. Diamo i rinforzi. Rinforzi. Meglio non dare nell'occhio. Qua ragazzi ne facciamo fuori due, guarda che roba. Ok. Piano. Facile facile direi. Occuparsi di Tombstone che di Black Cat. Alcuni dei nostri l'hanno inseguita fino in Antartide. Ah, vedi, ecco perché allora ce l'ha presa in Antartide. Dobbiamo prendere il tipo prima che veda. Ok. Per quello che non mi piace ucciderli con triangolo, preferisco sempre ucciderli con l'eliminazione, insomma, questo tipo di eliminazione in cui li attacchi qua sopra. Sonno. Dovrebbero essere finiti. Ok. Mai che mi rendiate la vita facile. Oddio! L'agente Venom! Harry, che cosa ci fai qui? Ma che... Una mano, Spider-Man. Prego, comando. Io volevo passare inosservato. Sarebbe colpa mia. Tu a sinistra, io a destra. D'accordo. Ma regà, ma super, super, super inaspettato. Ma che ca... So che avevi tutto sotto controllo, ma voglio dire, guardaci. Sai, speravo di farti iniziare da qualcosa di più semplice. Niente di meglio dell'esperienza sul campo, no?
È ferito! Finiamolo! Madonna, questo... Mi sento più forte che mai! Sì. Non montarti fatto... la testa! Non siamo invincibili! Una hit! Ti senti così ogni volta? Non pesco solo i cattivi, sai? Ho dovuto prendere decisioni difficili! Parte del lavoro! Madonna, ma regà! Io ancora... Io non ho ancora processato che sto combattendo la gente. No, raga, comunque non me l'aspettavo mai. Guarda che roba gli ha lanciato. Tiriamolo giù. Boh. Mi limito a giocare, ragazzi, perché adesso sono davvero... Guarda che roba, guarda quanto è aggressivo. Guarda, guarda come lo picchia, regà. Boh. Ma non è che me lo passi il simbionte, eh? Harry? Quello è un lanciafiamme? Non posso usare le ragnatele. Dobbiamo trovare un altro modo per fermarlo. Guarda che roba. Attento. Sono anche sulle piattaforme. Beste! Cambio. Resta fuori dalla linea di tiro e attacca i cacciatori. Questa tuta è antiproiettile? Non è il momento per scoprirlo. Hai pensato a piano? Ci sto provando. Corri verso la passerella. Ma regà, io sono scioccato. Non ho capito come fermare quel coso. Ti ascolto. Lassù, la vasca. Ok. Posso colpirlo? Le mie tele non resistono alle fiamme. Ah, ok, è vero. Ho un'idea. La vasca. Ok, eccola. E arriva in testa. Io lo distraggo, va lassù. Ora salviamo un super criminale. No, regà, io... Super criminale è pentito. Ma ha comunque cercato di ucciderti più volte. Sta provando a cambiare. Voglio aiutarlo. Cavolo, hai una fiducia incredibile nella gente. Ok, adesso... Coraggio, dobbiamo colpirli forte e per primi. Ma... Eccoci, li siamo. Prendiamolo. Vabbè, apprezzo l'entusiasmo, ma in genere preferisco giocare d'astuzia. Qual esatto. Finché non vai in malora. Saluto. Non ti deluderò. Tutto ok con queste fiamme? A dire il vero sì. Non sto nemmeno sudando. Eh sì, giustamente, regà. Forza del simbionte, quindi... Come sempre. Tieni, bello. Ho un regalino per te. Non si mette bene. Madonna, ragazzi. Non spostarmi. Ce ne sono troppi. Resisti. Non so nemmeno come ci riesco. Quella tuta è pazzesca. Inizio a prenderci la mano. Dovresti tenere un corso. Sì, dovrei farlo di mestiere. Dovresti tenere un corso. Madonna, quel cane mi sta sulle palle come non so cosa. Oh. Harry, ci sei?
Sì, le onde sonore e il fuoco, ragazzi. Dobbiamo muoverci, presto! Oddio. Se stiamo fermi, forse non ci vedrà. Come no? Vabbè, ci ho sperato. Sono qui. Che è successo alla tua tuta? Non lo so. L'allarme mi ha incasinato. Almeno ora stai bene. Frecce, macete, razzi, e ora uccelli robot. Per non parlare dei cani robot. Cos'altro proverà a ucciderci? Madonna, signori. Ma questa si è rialzata, era morta, ragazzi. Ok. Affrontane uno alla volta! Sì, uno alla volta! Grazie, bro! L'atmosfera si sta scaldando, ma dov'è quel tizio? Lasciatemi andare! Qualcosa mi dice che siamo vicini! Madonna, regà, madonna. Sono sicuro che possiamo farcela? Ma certo, siamo lo Spider Duo. D'accordo. E quindi Harry così, mamma mia. Cioè, io non ho ancora... Wow! Eccolo, è lui. Qual è il piano? Dovremmo aiutarlo. Dovremmo aiutarlo. Lì. Io creo un diversivo, vedi se riesce a liberarlo. Vada. Crescono così in fretta. Ti tirerò fuori da qui, ok? Non puoi, c'è un sistema di difesa. E io lo disinnesco. Oddio, adesso fa un casino. Che cosa ti avevo detto? Scusa, è il mio primo giorno. Mi serve una mano qui! Torno subito! È il mio primo giorno! Pazzesco, raga! Aia! Hey, un altro tuffo nel fuoco? Spari battute in un momento simile. Fa parte del lavoro. Salvato dal raio. Sì, a buon rendere. Prima vediamo di uscire. Da dove li manda? Forse li affittano da un'agenzia? Dobbiamo spegnere la fornace. Laggiù! Se sovraccarichiamo la macchina con un refrigerante, dovrebbe spegnersi. Sono bloccato! È finita! Appena in tempo, okay, per spegnere qua la fornace. Perfetto. Ok, ora! Volete ammazzare tutti quanti? Non volevamo, scusa! Ma quanti sono? Non mollano, neanche noi. Mamma mia, regà. Non l'avevo notato. Credo che la tuta sia ignifuga. Beato te. Non abbiamo tempo per questo. Che facciamo?
picchiamo più in fretta! Picchia più in fretta! Dobbiamo aiutare Tombstone! Forse potremmo indebolire la gabbia! Lì, tira giù quei supporti! Stavami matto, ma questo è uno dei giorni più belli della mia vita! Forse dovresti uscire di più! Sotto tiro! Ah, sono là? Ok, madorica! Ma il macello! Quanti sono? Riportiamolo giù! Sei mio! Mamma mia. Qua, raga, un macello. Vattene da me. Giù nella lava. Mi spiace, eh? Ne restano due. E cos'è fatto questa fa? Non lo so, ma qui crolla tutto! Non ti arrendere! Non sta funzionando! Tieni duro! Dobbiamo tirare giù quei supporti! Riga! Qui crolla tutto, finisce male! La gabbia non ne vuole sapere! Passiamo dalla fornace! No, fa troppo caldo lì! Hai forse idee migliori! Scelta difficile, eh? Che stai facendo? Harry è pazzo! È pazzo, raga! È pazzo! E adesso? Vai! Muoviamoci! Torniamo indietro! No! Vattene da lì! Yoga fa meraviglia. Vuoi morire qui? Muoviti! No! Lo abbiamo perso! Niente panico! Presto! Di qua! Harry! Non posso fermarmi! Un attimo. Vedi se ci hanno seguiti. Vado. Questo è l'unico problema di rigare dritto. Il crimine ti mantiene in forma. Ti abbiamo salvato in tempo. Agli altri non è andata così bene. Quei ceffi non erano un problema. E tra l'altro stavano aspettando il loro capo per finirmi. Hai un posto dove nasconderti? Sì. E se dovessero tornare, io sarò pronto. E ringrazia quel tuo amico da parte mia. Ci Madonna. Vediamo in giro, Spider-Man. Madonna, regà. Pazzesco, pazzesco. Pare siano spariti. Andiamo anche noi. Sì. Ehi, bel lavoro comunque. 10? Io avevo l'impressione di fare solo disastri. È vero, ma nel miglior modo possibile. Oddio. Guarda che roba! Aspetta! Vedi? Lo sapevo, regà. Scusa, devo ancora abituarmi a questo potere. Che stile! Che vuoi dire? Scusa, non hai... Vedi? Hai ragione. Ma guarda che roba.
Ora siamo davvero lo Spider Duo. Senti, io torno al laboratorio. Voglio vedere se Connors è tornato. Sì, giusto. Io ti raggiungo subito. Madonna, raga. Mai mi sarei aspettato una roba del genere, eh. Mai. Mai. È arrivato il nostro momento, signori. Mamma mia. E giustamente anche con Miles, perché Miles lo abbiamo lasciato completamente. Vediamo. Mamma. Spero non sia perché hai visto un altro mille piedi. Ok. Voglio sentire Pete prima. Ehi, Miles. Ehi là. È passato di tempo. Serve una mano? In realtà è tutto a posto. Abbiamo salvato Tombstone prima che finisse nelle mani di Kraven. Abbiamo? No. Oh, sì, per fartela breve, ricordi il mio amico Harry? Ecco, ha una tuta potenziata. Dovevi vederlo. Sarà di grande aiuto contro i cacciatori, questo è certo. Aspetta. Ora è uno di noi. Più o meno. Sembra tutto strano, ma ne parliamo dopo. Devo andare. A dopo. Lo dice spesso. Ora sentiamo cosa voleva mamma. E giustamente, regà, e giustamente, regà. Adesso iniziano a dividersi. E non ha ancora preso il simbionte, tutto perché ovviamente è geloso di Peter, che adesso è con Harry, quindi mamma mia, ma la gente, cioè io, regà, regà, cioè non lo so, la quantità di roba che succede è pazzesca, pazzesca, signori. Sono le planimetrie del mio condominio. Non aveva strane idee in mente, vero? Devo tornare subito a casa. Zio Aaron? Questa è una foto di papà e zio Aaron da piccoli. Il giradischi di papà è sparito. Ha rubato anche a noi. Chiuso con Prowler, hai mentito! Ehi, calmati. Mio? Mamma. Volevamo farti una sorpresa, ma... Che sta succedendo? Quando hai iniziato ad aiutare tuo zio, sono rimasta stupita. Nonostante tutti i suoi errori, tu lo hai perdonato. Ho deciso di farlo anch'io e di aiutarlo garantendo per l'affitto del suo appartamento. Grazie ancora. Sarà bello avere di nuovo la famiglia vicina. Ero sincero. Prowler è una storia vecchia. Vorrei che avessimo un futuro. Insieme. Ho anche detto che mi sarei sdebitato, ricordi? Che cos'è? Un prototipo che ho avuto modo di sperimentare prima della Roxxon. Può servire. Zio Aaron sta davvero facendo spazio per il futuro. Al piano di sopra.
Non vedo l'ora di provarlo. E niente, raga, come al solito vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi do appuntamento come al solito al prossimo episodio. È stato pazzesco.